Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Venite a me, alleluia, credete in me, alleluia, io sono la via, la verità, alleluia, alleluia. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e accendi in essi il fuoco tuo amore. Restate in me, alleluia, vivete in me, alleluia, io sono la vita, la santità, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Parola del Signore. La permanente presenza tra noi del Signore, per segni e per tracce, ne abbiamo parlato il giorno dell'Ascensione, può essere da noi sperimentata solo se abbiamo occhi per vedere. E se dopo aver visto e conosciuto ci comportiamo come lui si è comportato. Giovanni, a proposito del vedere, ci riporta queste parole di Gesù: «Io sono venuto in questo mondo perché coloro che non vedono, vedano». Ed egli, Giovanni, sperimentò questo di persona il mattino di Pasqua al sepolcro. Allora entrò anche l'altro discepolo, Giovanni, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Sempre Giovanni ci dice che la verità del vedere e del sapere di Gesù è certificata dal comportarsi come Gesù. Da questo sappiamo di averlo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice «lo conosco» e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e in lui non c'è verità. Chi dice di rimanere in lui
deve anch'egli comportarsi come lui si è comportato. Gesù sapeva bene delle difficoltà di vederlo e di conoscerlo per segni e per tracce. Egli, il nostro Signore Maestro, sapeva bene anche della difficoltà a comportarsi come lui si è comportato. Per questo ha chiesto al Padre di inviarci lo Spirito. E il Padre, nel suo grande amore, non ha potuto resistere alla richiesta del suo Figlio amatissimo, il Verbo della vita fatto carne in Gesù di Nazareth, e ci ha inviato lo Spirito Santo. Luca ci dice che il vecchio Simeone andò al Tempio quella mattina mosso dallo Spirito. Qualcuno di noi pensa che la fede che abbiamo e il bene che facciamo siano farina del nostro sacco? Gesù direbbe: Filippo, sei con me da tanto tempo e ancora non hai capito? Non abbiamo ancora capito che c'è una misteriosa e discreta forza di Dio che ci fa vedere le tracce di Gesù e ci dà forza per comportarsi come Lui si è comportato? Non abbiamo ancora capito che c'è una misteriosa e discreta forza di Dio anche nelle amicizie che ci hanno accompagnato in questi mesi? Non è forse accaduto così in questi giorni di tempesta che abbiamo passato e che stiamo ancora vivendo? Appena ci guardiamo indietro, riconosciamo che una misteriosa e discreta forza di Dio, il suo Spirito, ci ha fatto conoscere Gesù in modo più vero e profondo. Appena ci guardiamo indietro, riconosciamo che una misteriosa e discreta forza di Dio, il suo Spirito, ci ha aiutato a vivere questo tempo nel segno del Vangelo. Anche la nostra amicizia è stata ed è mossa da una misteriosa e discreta forza di Dio, del suo Spirito. E attraverso di essa Gesù ci è stato vicino per segni e per tracce, perché noi non ci perdessimo e non fossimo perduti. In questa tempesta che si attenua ma non vuol finire, lo Spirito, misteriosa e discreta forza di Dio, ci muove innanzitutto a conoscere con sempre maggiore profondità il mistero di Gesù. Quando ero più giovane, questo ossessivo richiamo alla cura dell'interiorità, alla meditazione del Vangelo, alla contemplazione del mistero, mi sembrava allontanasse dal fare concreto. Non capivo perché lo Spirito insistisse tanto sul silenzio e sulla preghiera. Del resto lo facevano così anche i discepoli di Gesù. Memorabile la scena in cui Pietro vuole insegnare a Gesù a fare Gesù. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Impietosa e dura è la risposta di Gesù: vai dietro a me, Satana. Oggi, più avanti negli anni, mi sembra di aver capito. Conoscere Gesù nella preghiera e nel silenzio non è scappare dal concreto della vita e dell'impegno pratico, ma è giungervi per la via di Gesù. E lo Spirito ci muove a percorrere questa strada. Quando capisci che il povero davanti a te non è solo un uomo che soffre, ma che lui soffre il corpo mistico di Gesù, Gesù stesso, allora l'impegno per la giustizia non è politica, è mistica, è Vangelo, è grazia. I poveri sono la traccia certa della presenza di Gesù tra di noi.
e Gesù ci ha promesso che saranno sempre con noi. Troppo spesso il cristianesimo impegnato si è nutrito esclusivamente di analisi sociologiche e troppo poco di Vangelo, di preghiera e di grazia. Ho visto troppi cristiani impegnati, soprattutto nella vita pubblica, con i pantaloni con la riga perfetta, senza mai essere sgualciti sotto il ginocchio. A proposito di poca cura dell'interiorità, della meditazione del Vangelo, del silenzio, della preghiera, vi racconto un piccolo episodio. Una persona con il suo lavoro, in questo periodo di pandemia, ha guadagnato più del solito. Poi sono arrivati i sostegni del governo per chi era in difficoltà. Quella persona, rientrando nei parametri e non dovendo presentare giustificativi, ha fatto richiesta e ha ottenuto il sostegno economico. E ha incoraggiato anche altri a farlo. Sono questi i cambiamenti verso il meglio che ci aspettavamo? Se è così, possiamo aspettarci di meglio dai politici, dai dirigenti delle grandi aziende, dai grandi finanzieri? E se la pandemia ci rivelasse duramente che la nostra società è marcia fino alle fondamenta, che noi siamo marci dentro? E se quella persona fosse un credente? E se i politici, i dirigenti di grandi aziende, i grandi finanzieri fossero credenti? C'è ancora qualcuno che prima di fare cose simili, mosso dallo Spirito, si mette in ginocchio davanti al Cristo in croce? Lo Spirito ci porta sempre lì, tutti sotto la croce di Gesù. Io voglio credere che quella persona sia un caso isolato. Per contro, è certamente vero che senza accogliere la mozione dello Spirito alla cura dell'interiorità, alla meditazione del Vangelo, al silenzio, alla preghiera, siamo esposti come credenti al rischio di diventare ladri e briganti. In questa tempesta, che si attenua ma non vuol finire, lo Spirito, misteriosa e discreta forza di Dio, ci muove a comportarci come Gesù si è comportato. Proprio adesso, che volevo ritirarmi un poco, ho fatto 60 anni, farmi in disparte, ritirarmi nello studio e nella preghiera, lo Spirito mi muove ad andare ancora. Ciascuno di noi ogni tanto è animato dal desiderio di tirarsi, anche con uno spirito positivo. Mi stringo nel cuore le parole di Paolo. Per me, infatti, vivere è Cristo e morire è un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero cosa scegliere. Sono messo alle strette, infatti, fra queste due cose. Da una parte il desiderio di essere sciolto dal corpo per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. D'altra parte è più necessario per voi che io rimanga nella carne. Per conto mio sono convinto che resterò e continuerò a essere d'aiuto a tutti voi per il progresso e la gioia della vostra fede. Cari amici, mi sembra che lo Spirito, in questa tempesta che stiamo vivendo, suggerisca a tutti noi di rimanere saldi in un impegno forte per il Vangelo e per il bene. Mi pare che lo Spirito ci muova in questa direzione. C'è molto da fare in questo mondo. C'è molto da fare perché il Vangelo sia annunziato e sia un segno di speranza per tutti gli uomini, credenti e non credenti. C'è molto da fare
perché la società ritrovi le vie del bene. Vogliamo lasciare il campo ai ciarlatani, ai doppiogiochisti? Vogliamo lasciare il campo ai professionisti del menefrego, ai teorici del tanto peggio tanto meglio, agli sfrondati nell'arraffare? Non possiamo. Lo Spirito ci muove su altre strade. Comportatevi come Gesù si è comportato. Sempre. Forse ci sarà bisogno di un partito nuovo, e nuovo sul serio. Forse c'è bisogno di banche nuove, fatte per il bene e fatte bene. Forse ci sarà bisogno di istituzioni nuove. Di certo c'è bisogno di uomini e di cittadini nuovi. Non possiamo, come discepoli del Signore, tirarci indietro. Giovani e vecchi. Lo Spirito non guarda gli anni, guarda il cuore. Prendo a prestito le parole di Giovanni nella sua prima lettera e le faccio mie. Scrivo a voi, Padre, perché avete conosciuto colui che è da principio e per questo non possiamo tirarci indietro. Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti, perché la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. E per questo non potete tirarvi indietro.